Un saluto agli amici di Edge Mobile. Siamo nuovamente in compagnia del SmartPad 875 S2, uno dei tanti tablet che Mediacom mette frequentemente sul mercato, basato su Android 4.1.1 Jelly Bean. Valutiamo un attimino l'aspetto estetico. Il tablet posteriormente può vantare una scocca in materiale satinato, piacevole al tatto. La cam posteriore da 2 megapixel, il bilanciere volume e lateralmente troviamo lo slot micro SD, l'uscita HDMI, l'uscita micro USB e il jack audio da 3,5 mm. Questo è il tasto di accensione e spegnimento. Un tablet che in mano è piuttosto comodo da utilizzare anche con una sola mano e che comunque non ci ha dato particolari problemi. Anche dopo un'ora di utilizzo non avvertiamo fastidio. Quindi ergonomicamente parlando, un tablet piacevole. Animato da un processore dual core da 1,5 GHz, può contare su 1 GB di RAM e la memoria integrata è di 8 GB. Sblocchiamo il display e ci troviamo, l'interfaccia default di Android. Un'interfaccia che si rivela molto molto fluida, piacevole da utilizzare. Andiamo nel menu applicazioni e menu widget. Tutto è fluido. Non abbiamo assistito in questi giorni di utilizzo a particolari rallentamenti, infatti il tablet effettivamente ci ha stupito da questo punto di vista. Andiamo quindi a personalizzare l'home screen. I widget si spostano automaticamente, quindi una delle feature, una delle novità di Jelly Bean. Ok. Andiamo nel menu delle impostazioni. Informazioni sul tablet. Android 4.1.1 Jelly Bean. Ecco qua Jelly Bean. Quindi, dicevamo, Android 4.1, l'interfaccia e la versione stock, mancano tuttavia alcune delle applicazioni, di default di Android che abbiamo dovuto installare noi manualmente senza grossi problemi. Manca anche il Play Store. Il Play Store non è disattivato, solo che non è visualizzabile. Per esempio, per accedere è sufficiente andare sul motore di ricerca ed ecco qua, Play Store. C'è anche una procedura per inserire il Play Store, per installare il Play Store, ma il Play Store e visualizzarlo poi normalmente come su qualunque altro tablet. Play Store, le cui funzionalità poi sono tutte supportate. In ogni caso, il tablet può anche contare su uno store alternativo. Andiamolo a cercare, si chiama Slide Me Market, eccolo qui, che può contare diverse migliaia di applicazioni. Ecco ok. Andiamo quindi a valutare uno degli aspetti più interessanti di un tablet, ossia il suo browser. Apriamo una nuova pagina. Andiamo su Edge Mobile. L'ha caricato. Supportato il flash player, ora in questo momento l'abbiamo attivato, quindi impostazioni, avanzate, attiva plugin, sempre attivo per ora, torniamo indietro, ricarichiamo la pagina. Quindi con il flash player attivo,
scrolling è fluidissimo. Anche il pinch to zoom. Doppio tap. Pan. Come potete vedere è un browser piuttosto performante. Leggiamo un articolo. Anche in questo caso tutto fluido. Proviamo a guardare anche un video. Qui ce n'è uno. Eccolo. Vediamo se parte. Ok. Se riusciamo a tornare indietro, il bello della diretta. Ecco, fino ad ora problemi di questo tipo non ne avevamo avuto, ma giustamente nella diretta. E va bene, torniamo alla home e riapriamo, vediamo se da qua riusciamo. Ok, andiamo su un sito un po' più pesante, La Repubblica. Abbiamo sbagliato. Apriamo in modalità desktop. Quindi siamo sulla Repubblica con il flash player attivo. Vediamo come si comporta. Anche in questo caso. Con tutto il flash player attivo, se riusciamo a chiudere, no. Ok, lasciamo perdere. Ricarichiamo, scusate. Inconvenienti del flash player. Diciamo, con tutto il flash player attivo. Scrolling fluido, pinch to zoom, pan, un browser che a nostro avviso è più che positivo. Allora. Volevamo farvi vedere un'altra funzionalità. Giochi. Giochi. Per farvi valutare la qualità del display che a nostro avviso è più che interessante. Si vengono visualizzati così i colori. Close. Anche per sentire l'audio. Intanto sentiamo l'audio. Questo è l'altoparlante. L'audio e allora, nonostante il display non abbia un'altissima risoluzione, 1024x768 pixel, comunque è piacevole
l'utilizzo e comunque anche i colori vengono riprodotti con un tonalità piacevoli. Questa è la modalità portrait. Andiamo al menu. Il Mediacom Smart Pad 875 S2 può anche contare su Google Now, che è accessibile così. Che tuttavia per ora in Italia non offre grandissime funzionalità. Attendiamo che vengano supportate tutte le schede, tutte le feature che già negli Stati Uniti o comunque in lingua inglese sono supportate. Questa è la presentazione, ma al momento a noi non interessa. Chiudiamo con la batteria. Il Mediacom Smart Pad 875 S2 può contare su una batteria da 4000 mAh, che comunque riesce tranquillamente a farci utilizzare diverse ore il tablet nell'arco della giornata. Parliamo di 4-5 ore tranquillamente, quindi con un utilizzo normale del tablet si possono fare 2-3 giorni senza nessun problema. Noi parliamo di 4-5 ore di utilizzo con giochini, navigazione su web, mancando chiaramente il supporto alla rete 3G e quindi lavorando solamente sotto copertura wifi, il consumo è minore rispetto a uno smartphone o un tablet 3G. Per quanto riguarda quindi il Mediacom Smart Pad 875 S2, è tutto. Un saluto agli amici di Oggi Mobile. Grazie.